smetteranno di essere i duchi di Sussex dal 1 aprile, mettendo fine a una Brexit dolorosa e che ha portato con sé una scia lunghissima di critiche e polemiche. Dal mese di gennaio ad oggi, infatti, sono tante le parole che si sono spese sul divorzio dalla corona da parte di Harry e Meghan, e sono diversi gli esperti e le fonti anonime che sono andati alla ricerca di una spiegazione e di un motivo per il quale i due avrebbero preso le distanze da Buckingham Palace. Si ritiene che la causa scatenante sia stata quell'indipendenza da tempo sognata e mai raggiunta. Sta di fatto però che la vita prevista dalla Markle non sarà poi così tanto felice come aveva sperato. All'orizzonte spuntano diversi problemi economici che potrebbero minare il rapporto tra i due. È stato il National Enquirer a gettare un'altra ombra oscura sulla Brexit e sulla nuova vita di Harry e Meghan. Secondo fonti anonime, ma vicine alla Markle, pare che la coppia sia in ristrettezze economiche. Hanno un debito di quasi 7 milioni di euro che non riuscirebbero a ripagare nella sua interezza. Si crede che l'ennesima fuga verso le lande di Los Angeles sia dovuta proprio a questo motivo e che Meghan, adirata, pare che stia spingendo Harry a trovarsi un lavoro. Il loro conto in banca, che di per sé è già piuttosto cospicuo, non basterebbe comunque a sanare i debiti che hanno con la corona. Ci sono i rimborsi per la ristrutturazione del Frogmore Cottage e per tutte le ville lussuose in cui hanno vissuto nell'ultimo periodo. Il conto bancario quindi non potrebbe bastare e Meghan Markle non sarebbe disposta a mettere in serio pericolo le sue finanze. Questo debito è un duro colpo per i loro progetti ambiziosi, afferma la fonte al magazine americano. Il problema è che il principe non è commerciabile, nel senso che in tutta la sua vita non ha mai avuto un vero e proprio impiego. Ora è ancora più difficile per lui riuscire a trovarlo, aggiunge. Non ha un titolo universitario, né conosce una seconda lingua. Ha solo conoscenze in ambito militare. Il matrimonio tra i due sarebbe quindi molto teso e sul punto di una grave frattura. La fonte conferma che Meghan, per far fronte a questo pericolo, ha smosso tutto il suo staff per rilanciare la sua immagine sul piccolo e grande schermo. E ora che non sono più dei Windsor, non potranno neanche attingere a nessun tipo di fondo pubblico. Forse hanno fatto il passo più lungo della gamba. Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa e, a quanto pare, le fughe di notizie riportate dal Daily Mail a proposito di un eventuale divorzio a ribarra Meghan non erano infondate. Secondo quanto si apprende oggi, infatti, l'esperta di famiglia reale, Wayne Dupre, al Globe avrebbe dichiarato che il divorzio sarebbe già pianificato e avverrà entro 5 anni. Perché? Mentre all'inizio sembrava che fosse la regina Elisabetta a volerlo, ora sembra sia la stessa Meghan, accusata da più fronti di avere dramma di potere e fame di soldi. Oltre a Wayne Dupre, anche la sorellastra di Meg, Samantha, pare abbia raccontato che il divorzio fosse pianificato fin dall'inizio, fin dal matrimonio. Ma Meghan intanto sembra non curarsi dei pettegolezzi e continua a godersi senza timore la famiglia, il marito e il figlio.